Chi è Giulia? Giulia, sono io. Giulia è una donna libera, selvaggia, che sfugge da ogni schema, e perché lei non ha bisogno di pensare all'educazione o al giudizio degli altri, perché si trova in un momento della sua vita dove ha bisogno di cambiare, di trovare una via più autentica, e usa il suo disagio, anche le sue fragilità, per costruirsi una vita che sia più in linea con se stessa, con la sua verità. E questa idea ci è venuta da una voglia comune assieme a Ciro di creare un personaggio femminile che fosse diverso, insolito, stravagante, e siamo partiti proprio dai suoi sentimenti, dai suoi bisogni, dalla sua voglia di cambiare, dalla sua voglia un po' estrema di maternità, e abbiamo esplorato il suo dolore, ma anche la sua leggerezza e la sua fiducia in un futuro migliore. La sera, no? Quando chiudi gli occhi, cosa sogni? Il mare. Tu come lo vedi il tuo futuro? Con una famiglia. Essere candidata come miglior attrice protagonista ai David Donatello è una cosa enorme per me e sicuramente in attesa, perché ci speravo in cuor mio, ma essendo Giulia un film indipendente era molto difficile, quindi non ci ho creduto fino in fondo, e ogni emozione che sta arrivando è una sorpresa per me, sono leggermente sconvolta. Per me è una cosa importantissima quello che può rappresentare questa candidatura per un film indipendente, perché i premi Davide Donatello sono un premio molto prestigioso, e arrivarci rappresentando questo film significa tantissimo, perché in questo modo viene data una luce a un certo tipo di cinema che per varie ragioni non riesce ad arrivare al grande pubblico. Facciamo un figlio. Che cosa? Non stiamo più insieme, te lo vuoi mettere in testa? Io pure c'ho il ragazzo. Ah. Non è vero. Perché hai messo il preservativo? Vabbè, lo butto, no? Andiamo a mare? Venite tutti angosciati, tutti depressi. Io non sono depressa. Il fascino di un personaggio femminile del genere è proprio la sua voglia di libertà che la spinge ad essere vera, sincera, senza filtri, e quindi è un personaggio che fa delle cose completamente inaspettate, e segue i suoi pensieri e non si pone limiti, non ha una maschera sociale, e quindi questa cosa secondo me è interessante un po' per tutti, perché molto spesso ci rivediamo un po' nei suoi comportamenti. Lei fa quello che tutti vorremmo fare in alcune situazioni, perché se lo concede, e quindi secondo me il mistero di questa donna può incuriosire e colpire veramente chiunque. Dai, mi dici dove sta Giulia? Sta sola. Veramente non so dove andare. Una soluzione la trovi? Vado in bagno. Questa, quando meno te l'aspetti, sei una coltellata. Ma che coltellata? No, Ale, si inizia sempre così, fidati. Sarei felice se il pubblico si portasse a casa dopo aver visto Giulia, una selvaggia voglia di libertà che è il bisogno più forte del personaggio, la verità dei sentimenti e la libertà di essere se stessi, di non pensare sempre al giudizio degli altri e di concedersi di capire come stiamo e di accettarci per quello che siamo, con tutte le nostre contraddizioni. Questo sarebbe il mio sogno, il desiderio più grande, e un messaggio che questo personaggio ha portato anche a me nella mia vita personale. E un po' quel suo muoversi in maniera leggera che le permette di non pensare al giudizio. Questa è una cosa che anche per quanto mi riguarda mi ha insegnato molto, e spero di trasmettere questo messaggio. Perché il cinema apre. E poi che bello adesso con te, vieni in camera mia, vieni in camera mia. Il cinema sconfina. Guarda come è mosso il mare, oh! Aspetta, oh!